Ciao a tutti e benvenuti. In questo video rispondo ad alcune domande che mi avete fatto, che mi inoltrate, riguardo al palato molle, questo famoso mito di alzare il palato molle, di utilizzare il palato molle, di coprire i suoni, di fare il giro di fiato. Mi avete chiesto di trattare brevemente, di dare qualche esempio riguardo a questi aspetti. Io ovviamente vi darò il mio punto di vista e la metodologia che io ho appreso negli anni che ritengo valida, senza poi andare a porgere altre indicazioni che non ritengo utili. Allora, innanzitutto, mito del palato molle, pensare al palato molle. Io lo sconsiglio sempre vivamente, e ora vi faccio sentire degli esempi e vi spiego il motivo. Perché si rischia che la voce poi diventi innaturale, diventi sorda, artefatta. Provate a dire una A alzando il palato molle. Oh, 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 oh. Io la trovo terribile come vocale, in questo modo la A è molto appesantita. Invece, di pensare al palato molle, io suggerisco io, la metodologia che io ho preso in tanti anni di studio è quella di pensare al palato anteriore, centro anteriore, come se lo mettessimo in avanti e in alto in questo modo. Strategie utilizzate sono quelle, le metafore di mordere la mela. Succede che cosa se provate? Che appunto il vostro palato fa una sorta di stretching in avanti e in alto, proprio pensate a questo movimento, oppure il ruggito di un leone. Succede la stessa cosa, se voi osservate Kraus quando canta, si vede molto bene questo aspetto e utilizza questa parte proprio del volto. Fa questo gesto e sopra crea molto spazio, per questo i suoi suoni sono puliti, nitidi, brillanti, ampi, non una voce schiacciata, ma il palato schiacciato, ma appunto lo tiene innalzato e non pensa al palato posteriore, non fa oh, questo gesto, non è una voce oscura indietro, ma è una voce raccolta, una voce coperta in avanti, appunto con palato alto, al di là di questa brevissima spiegazione. Un aspetto importante che quindi vi sottolineo è quello, a mio avviso, di non pensare al palato molle, ma pensare al palato centro anteriore mantenuto in alto e in avanti. Provate a dire una vocale, ad esempio la A con palato piatto, pensando al palato molle e pensando invece a questo palato centro anteriore portato in avanti come se mordeste. Vi faccio degli esempi. A palato piatto, a palato molle alzato, palato centro anteriore, sentite la differenza, palato molle pensato alto, una A semplicemente. Cosa succede? Alzo il palato centro anteriore, allora non devo più pensare alla pronuncia, scurire, artefare il suono in qualche modo. Il suono si modifica perché modifico in maniera corretta il vocal tract, in questo caso pensando appunto, vi ripeto, al palato centro anteriore in avanti. Potete utilizzare quelle strategie di cui vi ho parlato. Alcuni trattatisti poi parlano mi avete chiesto di giro sul fiato della voce. Cosa significa questo? Significa che la voce, ripeto, non deve uscire piatta, ma compie una sorta di giro ideale, una parabola in avanti. Io suggerisco a volte di pensare a una sorta di onda che sale e poi scende. Più la frase da cantare è acuta, più dobbiamo pensare al vocalizzo e più dobbiamo pensare a quest'onda che sale sempre più in alto e poi giù. I suoni della nostra frase vanno pensati su quest'onda continua. Vi faccio sentire. In
In questo modo vi faccio vedere meglio quest'onda. Scavo il primo suono in avanti con quest'onda. L'idea di scavare, io suggerisco, è utile perché vi dà vigore alla voce. Tutto su quest'onda, come una sorta di tuffo che la voce fa. E allora si crea anche il legato. Vocali, se voi mantenete questo giro di fiato, il portare la voce avanti, lo scavare la voce avanti, il pensare di mordere la mela, di il ruggito del leone, allora tutte le vocali sono lì. Se mantenete il palato già alto e lo preparate, non avete bisogno di creare altre situazioni o modificare i suoni. Trovano un chiaroscuro che è naturale. Io provo a farli col palato molle alzato, ho un suono molto diverso. Si fa fatica. A me non piace, lo ripeto e lo sconsiglio tecnicamente. Preferisco invece consigliarvi di pensare a questa sorta di appunto di voce girata avanti, il palato centro anteriore mantenuto in alto. E questo vi crea la possibilità di cantare bene, di cantare con la famosa altezza del suono. Più andate in acuto, più vi ho detto, pensate di tenere il vostro palato alto. Iniziate già, proviamo a vedere così, con il vostro palato alto, come se aveste una sorta di collinetta, e il vostro suono lo scavalca questa collinetta. Attacco già così, non attacco. E così via. Potete dire anche le altre vocali in questa forma. Spero di essere stato chiaro, di avervi dato degli spunti interessanti su cui riflettere, utili per la vostra pratica. Se avete dei dubbi, scrivetemi, vi risponderò sempre molto volentieri. Vi mando un saluto e a presto. Ciao!